Spettro Magolor. Non solo ha una delle musiche che adoro di più di questo gioco, ma come boss finale è un gran figo, mi piace un sacco. Spettro Magolor è tipo, tra tutti i Kirby che ho giocato, uno dei boss finali più difficili, perché la battaglia è parecchio lunga. Io non ho esattamente tanta vita, perché tieni in mente la vita che ho usato su Magolor X. Quindi inizia ad essere... Oh god! Oh fuck! Mi ha colpito. Pessimo, pessima cosa. Oh fuck me, mi ha colpito di nuovo, ok. Ora inizia ad essere molto preoccupante la questione, perché devo evitare di farmi colpire da qualsiasi cosa. Notare che sta sparando un laser in un'altra dimensione per poi spararlo di continuo. È una mossa fighissima. Ok, cosa vuoi fare adesso? Okay, si lancia dentro un portale lui stesso. E ha deciso di lanciarsi dentro la stella lui stesso. Bravo. Tra l'altro a Spettro Magolor gli piace ancora di più teletrasportarsi di Magolor X. Tipo, adora il teletrasporto un sacco. Oh! Porco, mi è venuto addosso! Beh, una vita è riuscita a togliermela. Vediamo se riesce a togliermela un'altra. Ne dubito. Ora ho vita piena. Per togliermi un'altra vita, Mega Magolor deve avere molta fortuna. O io devo essere molto distratto. Perché come battaglia è difficile, ma la conosco bene questa battaglia. Come ho già detto, è uno dei miei boss preferiti, l'ho battuto parecchie volte. Bam! Ok, le sfere. Poi mi sono fatto colpire lì all'inizio come un idiota. Perfetto, ne assorbiamo un'altra, colpito, ora spara il suo raggio tra le dimensioni. Che è facile da schivare grazie al cielo, basta tipo volare un pochettino. E mi dà 4 stelle, perfetto. Cosa vuoi fare? Ok, si lancia nel suo portale. Oh fuck! Ho sprecato le stelle, chi se ne frega. Ok, cosa. Che disegno fai? L'altra stella. So che sa disegnare cose diverse dalla stella, non vi preoccupate. Oh! Ora spari il laser dritto. È tipo. Voi direte, boh, non mi sembra così figo come boss finale. L'ho visto di meglio, sinceramente, Zero. Perché voi non avete visto ancora la parte bella. Questa è solo la parte iniziale di Magolor. Di Spettro Magolor. Oh my god, ho mancato. No, fuck. Avrei dovuto aspettare. Si mette a fare il giocoliere. Posso aprire solo due cose. Poi devo. Ecco. Il bombo spin è l'unica cosa che voglio effettivamente schivare, perché è quello che fa più danni a tutti. Ok, facciamo un indietro. Entra nella stella da bravo. Perfetto. Ed entra in seconda fase. Ora si inizia a divertire, perché ora può usare le mega abilità. Esatto. Quando l'ho visto la prima volta era tipo, oh my god, oh fuck, mi sono fatto colpire. Pessima cosa, perché fanno un sacco di danni le mega abilità. Ok, cerchiamo di farci... Schivato. Fa malapena. Oh man. Dovevi proprio teletrasportarti dentro la mia faccia. Ok. Drago di fuoco. Esatto, può usare tipo metà delle abilità, delle mega abilità che puoi usare anche nel gioco originale. Tipo sfera magica. Ok.
Un altro colpo e potrei rischiare di creparci qui, quindi è meglio stare attenti. Perché voglio evitare che Magolor effettivamente riesca ad uccidermi due volte. Una è più che sufficiente, Magolor. Una è più che sufficiente. Disegno. Ok. Una piramide. Il fatto che può cambiare così le dimensioni sotto sopra, come può fare Phoenix Felix, mi fa pensare che sono tipo... evoca Phoenix Felix così a caso. Pensare che sono... che vengono dalla stessa dimensione, tipo. Oh! Un altro laser? Oh, non dirmi che è quello casuale. Ok, no. A volte li lancia a caso e quelli sono difficili da schivare. Bam! Colpito. Che assorbi tutte le sfere. Colpito. Perfetto, assorbi tutto. Usa il mega martello, perfetto. Posso colpirlo. Evitiamo tutte. Ok, perfetto. Tutti evitati. Evitato a pelo. Oh, evitato anche questo pelo. Ne fa un altro, ok, questo lo evito tranquillamente. Devo stare parecchio attento, un colpo e muoio. Ok. Bam. Bam. Oh, devo aspettare, devo aspettare. Ti prego, fa che sia... Oh my god! Schivato all'ultimo. Ok, ora vieni qui. Colpo di grazia!
Bene, ecco, vorrei ringraziare tutti quanti quelli che hanno visto la Let's Play. Vorrei ringraziare la mia mamma, i miei zii, il mio vicino di casa, il mio peluche di Beethoven che ho qui di fianco. Ringrazio tutti quanti. Sono passati 4 anni da quando ho iniziato questo Let's Play, che sono un sacco di anni, un sacco di giorni, un sacco di mesi. Per una Let's Play che dura 38 parti, neanche. E sono. Non so come dire, sono felice di aver finito finalmente la Let's Play. Sono un po' dispiaciuto che ci ho messo così tanto. Mi dispiace soprattutto per quelli che mi hanno seguito fin dall'inizio. E che hanno abbandonato chiaramente il canale quando hanno visto che ho smesso di fare video per tipo 2 anni. Posso capire che tipo un sacco di persone hanno smesso di seguire i miei video. Però, per quelli che sono rimasti, grazie un sacco. Voi non potete immaginare quanto vi sono grati di ancora guardare i miei video. Comunque, Kirby è finito! I did it! 4 anni, 38 parti, yes! Boss finale battuto. World record. Let's player più veloce del West, così mi chiamavano. Ci sono ancora tutti gli extra da fare di Kirby. Quindi non è completamente finita la Let's Play. Ma non penso che durerà molto fare gli extra. E soprattutto non li farò immediatamente. Probabilmente darò via al mio nuovo Let's Play quando avrò voglia di farlo e poi farò gli extra di Kirby. Ma per il resto vi lascio ai crediti e godeteveli. Cosa diamine ci fa Galactonite nei crediti? What? Whatever. Ah, già. Arena finale. Quella sì che sarà divertente da fare.